Gianluca, 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 Raiden, Raidenuccio, ma che mi combini, Raidenuccio, eh? Ancora facciamo questi video? Dai, no, su, siamo tra gente di cultura, no? Ci abbiamo una certa età anche, no? Ciao a tutte le mie Bertucce, questa mattina Monkey 6 Monkey si ritrova qui, suo malgrado, e stranamente parla di sé in terza persona. Ma comunque, andando al sodo, mi ritrovo qui perché sta succedendo ancora, ragazzi. E questa è come la storia della gazzella che si sveglia al mattino e dovrà correre più veloce del leone per restare viva. E ogni mattina uno youtuber si alza e dovrà parlare di qualcosa che possa acchiappare dei click per sopravvivere. Eccoci qua. E quindi una settimana fa circa anche Gianluca dei Bater Inside ha voluto parlare di questa notizia, a cui adesso però andrò a togliere le pulci, ok? Perché it's time to stop, ragazzi, it's time to stop. Ci vuole un'educazione youtubica, un'educazione alla fruizione. Insomma, rappresentanti del tubo, avete rotto il capo, ok? Di fare sempre cerchia tra di voi, di difendervi, di dire le puttanate al pubblico. Non se le merita, il pubblico non se le merita. Allora, il video in questione è: ma vi rendete conto della cazzata che è successa? Cioè, eccola qua, 782 commenti, 12.000 like, non si sa quanti dislike, ma penso parecchi, leggendo i commenti. È un esperimento che potete fare anche voi, andate a vedere. Perché? Perché il buon Gianluca dei Bater Inside va a parlare della questione EA, addossando la colpa completamente a EA, che anch'io in video di molti mesi fa ho sempre etichettato come il male assoluto, ma in questo caso si omettono volontariamente alcune cose che invece vanno tenute bene a mente, no? Quando si parla di crediti, soprattutto su FIFA 22. Conoscendo questi personaggi, cioè conoscendo il loro modus operandi, non manderò a play il video perché magari si piccano e me lo fanno anche tirar giù, no? Perché sapete, vai a toccare le celebrità, cioè stiamo scherzando? Perché poi sono grandi di età, ma vai a vedere, sono come i bambini di 12 anni, cioè si piccano e ti dicono: oh, tu hai parlato di quella cosa male, come osi? Noi dobbiamo solo parlare tra di noi, fare cerchia e darci manforte l'un l'altro per poter continuare a non fare un catos per tutta la vita e guadagnare parlando di stronzate. Comunque, entrando nel vivo, nel merito del succo del discorso, ad inizio video il buon Gianluca di Bater Inside parla di EA, usando il termine dabbenaggine, che l'ultima volta, io che ho 41 anni, che ho letto dabbenaggine da qualche parte, era a casa dei miei nonni all'età di 6 anni, credo, quindi 35 anni fa, e l'ho letta appunto su un topolino dell'epoca, pensate. Comunque, Raiden, portando anche articoli alla mano, no? Citando il Mirror, fonti attendibili a destra e manca, parla di hacker che si sono infiltrati negli account dei più grandi streamers/youtuber/compratori di credito o generatori di profitto del gioco FIFA 22, ok? Quindi il succo è questo: hacker che hanno preso il controllo degli account, sono andati a rubare in casa dei ricchi, ma lasciando perdere i punti di vista, no, sull'etica di questo modus operandi, no, che hanno gli streamers, ma che ha anche EA di impostare il suo gioco, devo fare una doverosa premessa. Ora, siccome qui si parla di sicurezza informatica, prima di dirmi che sono un coglione, ok, dico in primis, soprattutto a lui, a Gianluca Verri, che io ho un master in sicurezza informatica, lavoro nel settore IT da circa 8 anni e la mia qualifica è quella di ethical hacker, ok? Ma cosa più importante, gioco a FIFA da sempre. E quindi, prima di impostare un video come ha fatto il buon Raiden, volevo dirvi alcune cose. Per esempio, la prima: se tu utente compri o fai compravendita di crediti sui vari portali e per fare ciò affidi le tue credenziali ai vari credenziali uguale nome utente, indirizzo mail, codici di backup e password del tuo account Electronic Arts, a questi siti glieli affidi per poter appunto accaparrarti i crediti. Quindi, se tu affidi
tutte le tue info riguardanti il tuo account, comprese le informazioni di sicurezza, al fine di poter avere crediti o di avere la card del giocatore più aggiornata appena uscita sul mercato e poter fare così il presunto contenuto per lo spettatore. E qui ci sarebbe da parlare, ma già ho parlato in altri video di questo tipo di contenuto. Di chi è la colpa? Di chi è la colpa? O perlomeno, se proprio la colpa non è tutta da un lato, in che percentuale la vogliamo suddividere questa colpa tra Electronic Arts, che basa il suo gioco sul far spendere soldi all'utente, e l'utente che invece si va a comprare i crediti, Perché ora vogliamo essere sinceri, volete farmi credere che 40 milioni o 60 milioni di credito vengono comprati tutti tramite FIFA Points? Ma andatevene a fanculo, va. Guarda caso, l'attacco hacker è avvenuto verso i top 100 spender. Chissà come mai. Ma ritornando brevemente al contenuto, no? Vogliamo veramente credere quindi che i 40 milioni di credito, per esempio, di Zano o i 50 di un altro qualsiasi sono tutto frutto dei FIFA Points, dell'acquisto regolare dei FIFA Points? E anche se fosse, ma non è, ma sono proprio sicuro che non è. Quanto è edificante e quanto educativo questo content, no? Il contenuto. Contenuto ce l'avemo, bel contenuto. Sappiamo tutti, ragazzi, che se non sai fare un cazzo, se non sai intrattenere, se c'hai la quinta elementare, ragazzi, giocare a FIFA e fare spettatori con FIFA è la cosa più semplice del mondo, via. Non prendiamoci per il culo, no? Ah, già ti vedo che mi stai dicendo, e perché non lo fai? Io l'ho fatto, c'avevo un altro nome, c'avevo un altro canale e facevo 100.000 views a video. E era tipo il 2012, quando ancora sta gente manco c'era su Twitch, no? Ma ritornando sul binario, quanto cazzo è triste un Raiden di Bater Inside che addirittura ci fa un video sopra. Comunque il video va avanti, se volete guardatevelo, ma vi assicuro è un video talmente inutile, nonostante è chiaro che sia un'occasione ghiotta per lui di fare views facili. Dicevo, il video va avanti e si arriva a una parte in cui appunto Gianluca mostra addirittura un articolo del Mirror in cui si parla come è avvenuta la dinamica del hackeraggio. Quindi il hackeraggio sarebbe avvenuto tramite e grazie soprattutto a degli operatori di Electronic Arts, quindi dei dipendenti help desk di Electronic Arts, che sono stati convinti da hackers a farsi dare l'indirizzo email e la password mentre la marmotta incartava la cioccolata. Cioè, ragazzi, è una balla colossale, è una balla colossale. In quanto, lo ripeto ancora una volta, chi fa compravendita di crediti sui siti, come ce ne sono tanti, ripeto, è una balla colossale, ragazzi, è una balla colossale. In quanto chi fa compravendita di crediti sui vari siti che vendono card di giocatori e crediti fornisce già la propria mail, la propria password, i propri codici di backup del proprio account. Quindi sono dati che vengono forniti dall'utente stesso in fase di acquisto illegale, di questi crediti. Poi vabbè, si fa l'esempio addirittura della persona che affida le chiavi di casa al proprio portiere di condominio, ed è proprio l'esempio più adatto, sì, perché in questo caso il portiere a cui affidi le chiavi, ovvero le tue credenziali, i tuoi dati personali del tuo account Electronic Arts, il portiere a cui le dai è proprio il sito di compravendita di crediti e di cards di giocatori. Quindi la favoletta di Raiden anche qui non ha senso di esistere. Quindi, andando a chiudere questo video abbastanza inutile, perché sono cose che ormai dovreste sapere, anche se leggendo i commenti molti lo fanno notare, glielo fanno notare, perché un video così, io penso che, cioè, se non è per fare views e basta, non ha senso di esistere. Però molti ancora non si rendono conto di come funziona sto giochino. Quindi andando a chiudere questo video, che comunque è utile per queste persone, a cosa serve questo video? A niente, serve solo a fare pubblicità a Gianluca di Bater Inside, a Zano ulteriormente, e fondamentalmente è il solito video di difesa di questa cerchia di personaggi che si sono affermati sul web, su Twitch, su YouTube, eccetera eccetera, perché va a difesa di queste persone e basta, appunto, con un tentativo di allontanare, diciamo, questi che ci lavorano con sta roba, che ci lavorano, dal sospetto delle persone, magari anche le più piccole, visto che FIFA è un contenuto per bambini al 90%, il 10% sono persone maggiorenni, coscienti, senzienti, ma il 90% sono bambini, da 3 anni a 16, quindi una caramellina per distrarre i bambini dal fatto che sta gente compra i crediti, ok? Ed è anche poco che gli bucano l'account, ma che, cioè, neanche glielo bucano, perché se tu mi dai le tue credenziali, mi dai le tue password, i tuoi codici di backup,
WhatsApp o la tua email. Ma che cazzo mi ci vuole a bucarti l'account? Eh? Però è sempre meglio farla passare come una carenza di EA. Giusto? E ancora di più in conclusione, soprattutto, ma che cazzo di notizia è sto video? Oh, Raiden, dai, siamo caduti così in basso? Quanto ci piace, il clickbait? Un abbraccio, ragazzi, datevi una svegliata, mandate a fanculo la gente che porta sti contenuti. Non parlo, di Raiden, parlo di questi che giocano a FIFA, dai. Gioco scriptato, dai, su, e basta, no? Monchi se Monchi vi saluta, se vi va iscrivetevi, se non vi va sti cazzi. E attenzione, attenzione, attenzione a quello che fate, ragazzi, attenzione, e stavolta parlo di te, caro il mio youtuber.